Bene a tutti ragazzi, sono Kizius e oggi riprendiamo con me Master Force 3 Black Ace. Dobbiamo raggiungere semplicemente il tetto della scuola. Adesso siamo al sicuro. Grazie mille, Geo. E scusa per tutti i guai che ti ho causato. Non preoccuparti, è a questo che seguo gli amici. Così è questo il tetto della tua scuola, eh? È davvero bello trovarsi qui con una vista e... con questa vista e questa resa. È il posto più famoso dell'elementare di Ecolinci. Dammi un secondo per chiamare a prezzo gli altri. Sono così felice di rivederti, Sonia! Vedo la tua serie TV, Sonia Song of Dreams, ogni settimana. Grazie, ragazzi. Cos'è successo che vi ha costretto a rifugiarvi sul tetto? Beh, stavo cercando Jack, ma non sono riuscito a trovarlo. Allora mi sono imbattuto in Sonia. Dopo aver parlato un po', i fan ci hanno notati. Perciò abbiamo effettuato il cambio d'onda M e siamo salati sulla strada onda. Oh, vero, Sonia può fare il cambio d'onda M proprio come Geo. E diventare Harp Noted, giusto? Sono così geloso, vorrei poter fare il cambio d'onda M con Tonia. Scusa, Zack, ma non implemento quella funzione. Perché sei venuto oggi dai Corrigi, Sonia? Oh, beh, volevo rivedervi visto che è passato un po' dall'ultima volta. Inoltre volevo chiedervi se vorreste apparire domani nella mia serie TV. Cosa? Essere in TV? Noi? Beh, sono come comparse, purché sia divertente per tutti. Ma non temete, farò in modo che il regista vi inquadri per bene. Una chance di comparire in una serie televisiva, un sogno che si avvera. Negli studio saranno i buffet gratuiti. Buia, ci sto. Buia, è stato epico. E solo questo che hai in mente, Bud? Allora, avete deciso? Naturalmente! Visto che hai passato tanti web a poterci invitare, credo che faremo bene a non deluderla, giusto? Yay! Oh, è vero, inoltre terrò il concerto agli studios dopo la ripresa. Siete benvenuti anche lì, naturalmente. Grande, non ti ascolto dal vivo da un po'. Vero, sono stata impegnata con altre cose, ma cantare è la mia vera passione. Sono molto emozionata a calcare nuovamente il palcoscenico. Dove verrà registrato lo show e dove si terrà precisamente il concerto? Agli studios WBG. Ah, conosco quegli studios. Lì lavorano Mani e Wizard per realizzare show e serie TV. Proprio così. Anche il regista del mio show, Wizard. Che figata! Ok, siete davvero d'accordo, voglio dire, gli studios sono molto lontani. Nessun problema, per te farei anche l'impossibile. Andresti così lontano anche per me, Bud? Forse se ti promettessi una pizza o roba simile... Certamente che lo farei, anche senza pizza. Ok. Ah, cosa c'è? Ho appena ricevuto un pop-up. Devo ritornare per un meeting sulla serie e sul concerto. Devo scappare. Cosa? Ma sei arrivata qui da poco? Sì, lo so. Allora forse dovrei non presentarmi al meeting? Non penso che sarebbe una buona idea, Sonia. Le riprese della serie e del concerto sono domani, giusto? Stavo scherzando, stupido. Non potrei mai fuggire dal mio lavoro e dalla mia passione. Ma volevo davvero stare insieme a tutti voi. Non preoccuparti, ci vedremo domani. Credo che tu abbia ragione. Allora ci vediamo domani negli studios WBG. Lo vedo l'ora. Vai tranquilla. Vai tranquilla. Ah, Sonia, non dovresti uscire da quella parte. Perché no? Getteresti l'intera scuola nel caos. Ah, hai ragione. Forse farò il cambio d'ADM e uscirò nell'altro mondo. Effettivamente ci stavo pensando anch'io. Non l'ho detto, ma... Sembrano ricordarsi di essere una star di fama internazionale, anche se devo ammettere che non è una brutta caratteristica. Ebbene, come arriviamo agli studios WBG? Incontreranoci al cancello della linea d'onda proprio come abbiamo fatto quando siamo andati allo Spicamera. Compariremo in una serie televisiva ed assisteremo a un concerto. Che figata! Sì, sarà divertente. Ho qualcosa che voglio mostrarvi, ma intendo conservarla per domani. Davvero? Che cos'è? Lo scoprirai domani e non osare arrivare in ritardo, Wood. Ricevuto. Allora è tutto deciso per domani. Quindi ragazzi si va agli studios. È ora di andare a casa, amica. Ah, finalmente. C'è sempre... Oh, Jack, Mrs. T, mi ispiro sempre. Gli studios WBG. Quindi probabilmente li troverò anche lì, giusto? Ok, e quindi... Oddio! Di nuovo... Ah, adesso è il tetto quindi da dove guardano. Jack, non te ne puoi andare a fare come ti pare e piace. La missione affidataci
è svelare quale segreto ci cela dietro il potere di Mirman. Non puoi attirare l'attenzione litigando con i tuoi compagni o facendo andare fuori controllo di Wizard. Ma sorellona, non è da me. Non sopporto fare banalità come indagare o fare team con dei ragazzini. Tu non mi devi fare quello che mi pare. Ho passato l'intera giornata con questi buffoni di passa le idee che mi chiamano insegnanti. Quindi anch'io sono già stanca di questa cosa, ma dobbiamo eseguire gli ordini di Mr. King. Ma è così noioso, ah! Voglio andare a farlo a pezzi! Ma cosa vuoi fare? Non è neanche un wizard. Non vorresti fare la stessa cosa? L'eroe della giustizia? Che schifo! Insieme potremmo metterlo all'angolo e... devi trattenerti, non è ancora giunto il momento. Al momento lottare non è compito nostro. Il nostro compito è eseguire la lettera di ordini di Mr. King. Far andare gli Wizard fuori controllo e registrare i dati degli scontri di Mega Man e raccogliere Crimson creatosi durante il processo. Proprio così. Una missione alquanto facile per noi, giusto? Sì. Domani Joe Stellar e i suoi amici saranno negli Studios WBG. Studios WBG? Non perdere di vista Joe Stellar e continua la tua indagine. E se fai qualcosa di simile a ciò che hai fatto oggi? Sì, ho capito. Sono così nervoso che non ho chiuso... Che non ho chiuso occhio ieri notte. Non fare l'imbarazzo, sei solo una comparsa. Hai ragione, ma la serie di Sonia ha un tasso d'ascolti con un medio del 40%. È una serie super popolare. Preferisci che prenda il tuo posto? Potrei darmi da fare per tutto il set. Scusa, ma non accadrà. Per il bene di Sonia mi farò coraggio. Potrò essere nervoso, ma non farò errori. Bene, andiamo al cancello della linea onda. Ok ragazzi, quindi si va agli Studios. Manca l'una. Grazie in ritardo. Eh? Dopo che questa volta ho fatto in modo da arrivare puntuale, le probabilità che presto si arrivasse in ritardo erano molto basse. Ragazzi, scusate il ritardo. Scusa, ma cioè, tu ti scusi e ammazzi quasi il boot perché... Vabbè, ok, lasciate stare. Sei di buon umore, cosa c'è? Vi avevo detto ieri che avevo qualcosa che volevo mostrarvi. È finalmente arrivata, quindi posso mostrarvela. Ah, adesso capisco, ecco perché sei in ritardo. Allora che cos'è? Guardate. Wizard on. Oh, un wizard! Piacere di conoscervi. Sono un wizard di Luna, Vogue. Finalmente un wizard, Prez? Sembra che siate molto sulla stessa lunghezza d'onda. Lei è diventata molto importante per me, quindi non volevo aspettare. Ed è stata creata per essere perfetta per me. Migliore amica per sempre. Ok, va bene. Sei così fortunata, adesso sono l'unico che non ha un wizard. Beh, adesso che tutti avete conosciuto Vogue, andiamo allo studio WBG. Che fortuna, proprio in questo momento sta per arrivare un treno. Ma guarda caso, che fortuna, sembra quasi fatto apposta, ci avete pensato? Ehi, Press, ti sei truccata? Ah, di cosa stai parlando, Megasys? Non mi sono affatto truccata. Sei sicura di non esserti messa in gingheri per le riprese della serie TV? Ho detto di non essermi messa in gingheri, quindi non l'ho fatto. L'ha fatto di sicuro. Non c'è alcun dubbio. Concordo. L'ho vista sistemarsi. Ok, va bene, va bene. Wow. Questi sono gli Studios. È parecchio grosso come edificio. C'è anche un lago, un coso di tennis, calcio, non so. Allora questi sono gli studio WBG. Ho già visto questo viale, alberato in due. Ehi, arriva qualcuno, mi sembra di conoscerlo. È Jack, che ci fa qua lui? È Jack, perché qui? Stavo camminando e vi ho aiutati. Speravo che forse potessimo stare insieme. Wow, ed anche io pensavo fossi un idiota, ma mi sembra molto... ed io che pensavo che fossi un idiota, ma sembra un tipo molto gentile. Se vuoi Jack puoi apparire in TV insieme a noi. Apparire? Apparire in cosa? Faremo le comparse in una serie televisiva. Conosci la star Sonia Strong? Lei è una nostra amica. Oggi terrà le riprese di una serie televisiva ed un concerto. Vieni con noi Jack. Una serie televisiva e un concerto? Diamine, odio queste cose. Sorellona, non riesco a credere che mi costringi a fare una cosa simile. Che diavolo stai rimangiando? Oh, niente. Allora andiamo, Jack. È tempo che il nostro sogno si realizzi. Non è che questo sia il mio sogno. Basta lamentarsi, muovi i tuoi piedi. Oddio, ma è proprio... Wow.
non sembra molto a suo agio con gli altri. Pensi che starà bene? Beh, eri come lui, non troppo tempo fa, giusto? Diamogli una possibilità. Hai ragione, andiamo negli studios con tutti gli altri. Ok ragazzi, ma andremo negli studios nella prossima parte, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! No, cattiva idea. Ho capito. E ne vado.